Mi piace sempre dire che io sono figlia della cattolica, perché di fatto i miei genitori si sono incontrati in cattolica, mia madre dalla Valtellina, mio padre dalla Sicilia a Siracusa, mio padre sale a Milano un po' in quella che è la classica vicenda della immigrazione interna, quindi dalla Sicilia, mia nonna ha questa formidabile intuizione, loro di pochi mezzi, di iscrivere i figli in cattolica, proprio grazie alle borse di studio mio padre ha potuto laurearsi in economia e commercio, ma forse l'elemento più rilevante per la mia esistenza, incontrare mia madre. L'altra cosa che io riconosco mi abbia letteralmente cambiato la vita, l'adesione da parte di questa università al programma Erasmus. Tra i paesi sono stata in Austria, quindi a Graz, dopo l'Austria sono stata in Inghilterra. La passione per la ricerca diciamo che è stata più che altro coltivata, nel senso che io, non, come credo tutti, non sapevo di avere questa, diciamo, preferenza, questa disposizione, perché poi credo che innanzitutto si parli di disposizione per la, o predisposizione per la ricerca. Sono state le sfide che un po' mi sono autoimposta a portarmi ad un lavoro autonomo, indipendente, quindi il fatto che io volessi per esempio condurre un progetto di tesi su un argomento al tempo particolarmente dedito, cioè il valore sociale della popular music, quindi stiamo parlando di popular music studies, è che ho voluto indagare come il testo musicale possa in qualche modo rappresentare, restituire l'immagine di una del contesto sociale all'interno del quale è prodotto e fruito. Dal punto di vista didattico, io appunto ho voluto comunque mantenere, avendo una forte vocazione didattica che forse arriva da mio nonno che era maestro, mia nonna maestra, mia madre docente, probabilmente è una cosa che ho, non lo so, genetica, mi è stata trasmessa, adesso non saprei, quindi ho una passione per la didattica e quindi diciamo che ho poi coniugato questo amore per la ricerca, che poi mi ha aiutato molto anche in ambito professionale, con appunto l'interesse e la vocazione didattica. Clio Makeup nasce nel 2008 da un'intuizione straordinaria di Clio Zammatteo, che insieme a Claudio Midolo, mio fratello, crea Clio Makeup, il canale YouTube. Innanzitutto noi ci siamo resi conto in brevissimo tempo che il fenomeno era davvero un fenomeno e quindi abbiamo cominciato a presidiare in maniera sapiente sia i nascenti social media, da YouTube per l'appunto a Facebook e successivamente Instagram, fino ad arrivare ad aprire siti proprietari dove noi possiamo decidere la sorte del nostro contenuto anche dal punto di vista commerciale. Clio Makeup come editore poi diventa nel 2017 una vera e propria impresa con il lancio, con la creazione di una linea proprietaria a marchio Clio Makeup, linea di prodotti cosmetici. Oggi sono CEO di Clio Makeup. All'inizio Elena Midolo era una curiosa ricercatrice che ha incominciato a supportare Clio e la sua formidabile idea con le sue competenze. Sicuramente noi ci rendiamo conto del fatto che la piattaforma digitale non è abbastanza in Italia, quindi il presidio sulle piattaforme digitali è un punto di partenza, ma la piattaforma che ancora continua a essere molto importante in Italia è il territorio. Quindi la sfida dei prossimi anni sarà arrivare a livello molto penetrante e molto diffuso a tutte le persone che in Italia sono ancora segnate in un certo senso dal digital divide. Tra 10 anni innanzitutto voglio continuare a pensare al plurale, quindi vedo Clio Makeup all'interno di un'azienda ancora più grande e quello che appunto spero di offrire è quello di diventare e sempre più, insomma, un mentore per le persone che verranno qui a cimentarsi con un qualcosa che è ancora difficilmente categorizzabile, però c'è e ha fatto la differenza in Italia nel settore cosmetico.